Ci manca quella cosa che dobbiamo un po' cambiare mentalità, tra virgolette, che come prendiamo un gol, tra virgolette, prendiamo un po' la testa. E questo non deve succedere. È successo già domenica scorsa e ci abbiamo messo una pietra sopra. È successo anche oggi un po' il primo tempo. Però fastidio niente, anche perché ci sono anche gli avversari. Solo queste. Come hai visto loro invece? Loro sapevamo che avevano preparato, ci abbiamo preparato la partita così, sapevamo che stavano là e partivano di contropiede, però tutto sommato penso non abbiamo rischiato quasi niente, dai, Sì. A pochissimo. parte Cioè, due, a sono parte stato io perché eravamo più a davanti, parte due, sono stato però quello niente. Conosco quasi tutti, che erano un gruppo fatto di infiggibili che era passata a Comis. Li conoscevo, quindi. Però sono un'ottima squadra pure loro, Sì, sapevamo che c'è ripartendo di Valerio che partenza si è abbiamo un po' vista limitato quello, che però tutto sommato non abbiamo rischiato molto, dai. va bene, grazie. Antonio. Carmine, intanto complimenti e auguroni per l'importante traguardo. Nel Siracusa del primo tempo ti avrei visto a centrocampo, avresti dato equilibrio alla squadra, è chiaro che non puoi fare due ruoli. Volevo capire se nel tempo o in allenamento il mister ti prova ogni tanto, ti lascia ormai come centrale difesa. Quello dobbiamo chiedere al mister, io Non ti ho provato neanche per così da scherzo. No, quello dipende. Per me vabbè, posso giocare anche in porta, per dire, non è quello il problema. Quello, il mister fa le scelte, va bene là, adesso va bene là. Poi Cioè, avete avuto la sensazione nel primo tempo che c'era poco filtro e quindi vi arrivava maggior pressione in difesa? Sì, un po', era, diciamo che eravamo un po' fermi, dai. Ci sono Questo. mancati un pochino dei movimenti. No, non mi viene. No, come dice lui, ti verrei bene a centrocampo. Là decide il mio. Esperienza, lancio, Però spero, vabbè, pazzi. cioè, il ragazzino me l'ha fatto un'altra grande partita, al di là dell'errore ho sbagliato io la tagli la palla, però pensa l'età sua, sbagliare, farci prendere gol e giocare personalità ancora è difficile, eh? Invece lui l'ha fatta alla grande. Ok, grazie Carmine, complimenti. Grazie, grazie. Sì, grazie.